artisti all'opera nel fine settimana per rinnovare uno scorcio di Milano daranno una nuova veste a due ponti lungo il Naviglio Pavese. Sono 8 gli artisti urbani, italiani e internazionali, che nel fine settimana, a colpi di colori acrilici, daranno una nuova veste e una nuova vita a due ponti sul Naviglio Pavese. Il restyling fa parte del progetto culturale Bridge Festival, al via da domani. Il Bridge Festival è un'operazione che fa parte di un insieme di attività promosse da Navigli Lombardi e dall'Associazione Evoluzione Urbane. L'obiettivo? L'obiettivo è quello di riqualificare, promuovere e valorizzare il sistema dei Navigli, in attesa soprattutto di un evento come quello che ci sta per arrivare a Milano, che è l'Expo 2015. La questione è riqualificare l'ambiente urbano, riqualificare i Navigli, rendere più carine le strutture esistenti. Un ponte grigio è sempre un ponte grigio, meglio avere un ponte colorato che ispiri un po' di fantasia e dia un po' di allegria. Il Bridge Festival si lega anche alla mostra allestita a pochi passi nello spazio dell'ex fornace. Un centinaio di opere, a cominciare dalla gigantesca lumaca scultura del Cracking Art Group all'ingresso, che saranno vendute a scopo benefico attraverso un'asta. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Evoluzioni Urbane per i loro fini, come quello che avete visto prima del restyling del ponte. Tutto ciò in attesa del Fan Navigli Acqua Festival, che si terrà dal 5 al 20 aprile.